benvenuti a questo secondo video dedicato a questo progetto. Oggi ci occuperemo della preparazione alla modellazione 3D, quindi come da un progetto 2D, andandolo a modificare, lo potremo ottimizzare per creare forme 3D. Benissimo. Intanto mi accorgo che rispetto all'ultima clip non avevamo raccordato gli spigoli, ma lo farò fra poco. Buona norma è sempre appoggiarci sui layer, quindi potrei già crearmi dei layer che potrei chiamare tratteggi e assi. Seleziono tutti i tratteggi, così al momento non mi danno fastidio. Posso spostare sul layer tratteggi. Benissimo. Posso congelare il layer tratteggi. Ups, questo me l'ho dimenticato. Li seleziono entrambi e li metto su tratteggi. Stessa cosa per gli assi di simmetria. Potrebbe essere utile anche un ulteriore layer di appoggio per nascondere magari degli spigoli che al momento non vogliamo. E in effetti io ora mi creo un layer chiamato ad esempio fori e andrò a metterci questi due spigoli sopra, perché al momento non voglio complicarmi la vita. Vedendo i fori. Perfetto, inizio con i raccordi a 2 in alto, raccordo, raggio, 2, multiplo, così lo faccio più di una volta, procedere con questi qua in basso a 3. Di nuovo raccordo, raggio, 3, multiplo, questo, con questo. Ora quello da 1, quelli da 1, raccorda, raggio, 1, multiplo, questo con questo e questo con questo, questo con questo, questo con questo e anche questi qua sotto. Voilà. Il problema della modellazione 3D è l'oggetto che è 2D che deve essere usato. Per esempio, se andassi a effettuare un'estrusione di quest'area, il programma mi creerebbe una superficie, proprio perché il profilo non è un profilo unico con una sola entità. Ne avevamo parlato anche nelle clip precedenti. Ci sono diverse strategie. La strategia che andrò ad usare oggi è quella di creare delle regioni che andranno poi a essere rivoluzionate. Questo è un modo veloce ed efficace. Le regioni sono delle entità bidimensionali, ma che possono essere usate con successo nell'ambiente 3D. Dunque, procedo con la creazione delle regioni. Le trovo nel menu a tendina dei tratteggi, e in effetti c'è un comando che si chiama contorno. Lo so che il comando non si chiama regione, ci sono altri modi per creare regioni, però all'interno di questo c'è un'opzione interessante che mi permette di scegliere dei punti all'interno delle aree chiuse e di crearne o delle polilinee o appunto delle regioni. Capirete fra poco cosa intendo con le regioni. Quindi scelgo regione, mi attivo il pulsante scegli punti e clicco
un'area chiusa che mi interessa. Si è illuminata e invio. La regione è stata creata con successo, lo leggo in basso, ma visivamente non la vedo. Questo dipende dalla visualizzazione, quindi con una visualizzazione wireframe 2D non la vedremo, ma se mettiamo per esempio realistico, vedremo che la regione c'è. Tolgo la griglia e posso anche cambiarci un colore solo per chiarezza visiva. Non è un solido, ricordo, Sono sempre nell'ambiente 2D. Procedo con le altre due regioni. Comando contorno, scegli i punti, clicco la mia area chiusa, invio. Lo ripeto ancora. Scegli i punti, mia area chiusa, clic, invio. Solo per chiarezza visiva ci cambio i colori, ma non era necessario. Voilà. Vi ricordo che se siete in un ambiente wireframe 2D non noterete il riempimento della regione, ma solo il bordo. Metto la visualizzazione dei fori perché mi potrà servire anche una piccola area chiusa per effettuare in maniera con successo anche i fori e facilitarmi la vita. Quindi ovviamente se devo fare un foro per rivoluzione dovrò fare un rettangolo, sarà la semisagoma del mio foro, e per farla mi posso aiutare con una linea e questa linea mi darà modo di trovare il punto medio. Tutto questo per trovare quest'area e farne una altra regione. Contorno, scegli i punti, clic, invio. Vediamo se la perfetto. Avrò forse qualche problema di selezione, ma avendo attivato la selezione ciclica sono in grado di selezionare la regione che mi serve. Direi che ho tutto quello che mi serve. Posso procedere a spostarmi nell'area di lavoro dedicata alla modellazione 3D. In basso a destra, se avete una versione recente di AutoCAD, c'è un ingranaggio, lo clicco e posso scegliere fra elementi 3D di base oppure il molto più performante modellazione 3D, che è quello che andrò a scegliere. Le aree di lavoro le potete pensare davvero come delle scrivanie di lavoro personalizzate, dove troverete gli strumenti che è corretti, che vi serviranno in ogni fase del vostro lavoro. Nel nostro caso abbiamo terminato con il 2D, procedo a spostarmi nell'area modellazione 3D. Mi attivo la griglia perché nell'ambiente di 3D può darci una mano e faccio un'orbita tenendo premuto in questo caso il tasto maiuscola e la rotellina del mouse. Questo è il setup che ci servirà per creare nel prossimo video il 3D di questo progetto. Alla prossima!